Come è noto, noi crediamo fortemente nel processo di integrazione europeo e pensiamo che bisogna rilanciarlo con grande forza. E quindi dal mercato unico alla moneta unica bisogna passare a una politica economica europea con armonizzazioni fiscali, regole comuni per gli investimenti, regole comuni del mercato del lavoro. Siamo favorevoli naturalmente a rafforzare l'identità dell'Eurozona e di avere un ministro delle finanze e dell'economia europea, un ministro che non sia soltanto un controllore dei conti, ma sia anche un impulso alle politiche di investimento, di crescita e di sviluppo. Siamo favorevoli a tutto ciò che consente all'Unione Europea di giocare un ruolo fondamentale nella crescita, nello sviluppo, nella creazione di lavoro. Per troppo tempo c'è stata una centralità esclusiva degli equilibri di bilancio. Gli equilibri di bilancio sono importanti e quindi siamo impegnati a ridurre il nostro debito pubblico, ma la politica di riduzione del debito pubblico deve accompagnarsi anche a una politica di crescita, di espansione, perché una delle modalità con cui si riduce il debito pubblico è l'aumento del prodotto interno lordo e della crescita. Noi insistiamo perché il tema è evidentemente comune. Coloro che sbarcano sulle nostre coste sbarcano in Italia perché in realtà vogliono approdare all'Europa e è sempre più evidente che un tema come quello dell'immigrazione non può essere delegato soltanto alle politiche nazionali. Serve un'assunzione di responsabilità. In termini di principio c'è già stata, perché il Migration Compact proposto dall'Italia è stato accettato. Poi però c'è una discrasia nei comportamenti concreti con paesi che si rifiutano o si sottraggono a una responsabilità comune. Credo che si debba avere una posizione molto ferma, ivi compreso che chi si sottrae a una responsabilità comune sull'immigrazione non può poi beneficiare dell'erogazione di fondi europei senza tener conto di questo suo comportamento. Il tema è rilanciare il processo di integrazione a tutto campo. Ho già detto della necessità di un passo forte in avanti nella politica economica di sviluppo e nelle politiche di investimento. Serve passare dalla libera circolazione di Schengen a una vera cittadinanza europea. Serve passare dai fondi sociali di coesione a una politica sociale europea così come è stata impostata nel vertice di Göteborg di qualche mese fa. Serve una politica estera ancora più assertiva, tanto più in un momento in cui gli Stati Uniti sempre di più prendono le distanze dall'Europa e quindi l'Europa deve far leva per la politica estera e la politica di difesa e di sicurezza sempre di più sulle proprie forze. E consideriamo un passo importante l'atto di sottoscrizione che 25 paesi hanno fatto della cooperazione rafforzata in materia di difesa, così come serve un rilancio della dimensione comunitaria e una riduzione dell'eccessivo peso che ha avuto fin qui la dimensione intergovernativa. Insomma, l'orizzonte per noi è un'Europa federale, bisogna muoversi in questa direzione. In Europa ci sono forze politiche che hanno ovviamente profilo diverso e atteggiamento diverso, tuttavia c'è un europeismo di fondo che caratterizza la famiglia socialista, che caratterizza in grande maggioranza la famiglia popolare, la famiglia liberal-democratica, i Verdi. Cioè l'europeismo è un valore condiviso da molte famiglie politiche, da uno schieramento largo. Non ignoriamo naturalmente che in questi anni è cresciuta una dimensione anche euroscettica, prova ne sia Brexit, prova ne sia l'atteggiamento dei paesi di Visegrad. Bisogna rilanciare con forza un dibattito aperto alle opinioni pubbliche sull'Europa e sulle sue prospettive. Con la consapevolezza che non c'è problema oggi di un qualche significato che possa essere adeguatamente risolto solo sulla base di politiche nazionali. Serve sempre di più una dimensione europea e per questo bisogna lavorare.